Sono in continua crescita in Italia le imprese guidate da immigrati. Alla fine del 2015, secondo i dati diffusi dalla CNA, sono più di 550.000, il 9,1% del totale, e producono 96 miliardi di euro di valore aggiunto, il 6,7% della ricchezza complessiva prodotta nel nostro paese. Nell'ultimo quinquennio 2011-2015 il numero delle imprese del nostro paese è calato dello 0,9%. Le imprese guidate da stranieri invece sono aumentate del 21%, crescendo in numeri assoluti di 97.000 unità. In 8 casi su 10 si tratta di imprese individuali. Il commercio, in continuo aumento, rappresenta il principale ambito di attività degli imprenditori di origine straniera. 200.000 aziende, 36,4% del totale delle imprese di immigrati. Segue, seppur fortemente provata dalla crisi, l'edilizia. Notevole è anche il comparto manifatturiero, oltre 43.000 aziende, caratterizzato come l'edilizia da una forte dimensione artigiana. Sono artigiane infatti oltre 4 imprese edili immigrate su 5 e oltre 2 su 3 di quelle manifatturiere. Proprio nell'edilizia e nella manifattura, infatti, si concentrano i tre quarti, 76%, delle aziende immigrate artigiane, 180.000 in tutto, ma cresce soprattutto la partecipazione nei servizi. Dai dati di Unioncamere risulta che alla già consolidata presenza immigrata tra imbianchini o carpentieri o nel trasporto merci e nella confezione di abbigliamento si affianca una crescente partecipazione alle aziende, per lo più individuali, che nella sartoria, nel giardinaggio, nelle pulizie, come pure nella panetteria o nella ristorazione take away. I magazzini dei gommisti sono pieni di pneumatici fuori uso che non vengono raccolti dai consorzi obbligatori costituiti dai produttori, che dovrebbero farsi carico del loro smaltimento e riciclo. È la denuncia di Franco Mingozzi, presidente nazionale di CNA Autoriparazione. Da oltre un anno i gommisti vivono in una situazione di emergenza che deve essere risolta perché impatta sull'ambiente, sul lavoro dei gommisti, sulle tasche dei cittadini. Per ottenere questo risultato, spiega Mingozzi, bisogna procedere al ritiro degli pneumatici che giacciono nelle officine dei gommisti, modernizzare i sistemi di raccolta messi in atto dai consorzi dei produttori ed effettuare controlli più stringenti sui quantitativi di pneumatici effettivamente messi sul mercato.